Eccoci qua, amici ed amiche, 29 febbraio 2020, anno bisesto, anno funesto, insomma questo 29 febbraio che si ripete ogni 4 anni, al momento noi non siamo superstiziosi in quanto siamo cattolici, però insomma a volte capita, un anno iniziato davvero molto male. Ma per tutto il pianeta adesso, cioè, ne stanno succedendo di tutti, tutti i colori. L'arcobaleno fa un baffo all'anno funesto. Il tema del giorno rimane sempre quello del coronavirus. Si è visto che comunque nessun paese del mondo è escluso, quindi tutti i moralisti degli altri paesi europei che comunque ci avevano chiuso le frontiere adesso vivono il panico del coronavirus, poi un panico ingiustificato. Noi abbiamo seguito più convegni e lo ribadiamo qua, detto da professori, quindi da persone competenti, il coronavirus sì, è un'influenza come tante altre. Diciamo l'unica caratteristica che la differenzia dalle altre è che ha una velocità di diffusione superiore. Sic et simpliciter, quindi bisogna prenderla come un'influenza, una normalissima influenza, quindi nessun allarme. Chiaramente le precauzioni vanno prese, anche se secondo noi le quarantene, queste cose qui, cioè io ho visto ieri gli abitanti di Codogno, che è uno dei paesi messi in quarantena, c'è gente che sta bene e qualcuno che è ammalato. Cioè, perché io devo tenere in quarantena anche le persone che stanno bene? Insomma, vabbè. Però bisogna seguire quelle che sono le indicazioni del Ministero. Certamente il Ministero della Salute non va a dire saccheggiamo i supermercati oppure oddio, evitiamo anche di vivere o chiudiamo tutte le scuole. O blocchiamo, congeliamo completamente la vita di tutto il paese, in questo caso tutto il mondo. No, è un'influenza che ha la sua percentuale di letalità molto ma molto bassa, un'influenza come tante altre. Quindi cerchiamo di un po' di smitizzare. In questo la stampa nazionale ha fatto la sua parte in negativo. Anche qui sul discorso della stampa bisognerebbe comunque non lasciar cadere le cose. Se io faccio dei titoli, comunque degli articoli che procurano allarme alla collettività, devo risponderne. Poi, a maggior ragione, se sono un giornale di caratura nazionale, ne devo rispondere non una, ma due, tre volte in più rispetto a chi magari fa informazione locale. Attenzione, poi per me l'informazione locale è più importante di quella nazionale. Lo ripeto dai tempi di Medito Online, perché comunque bisogna un po' anche storicizzare chi fa informazione. E in questo senso io sono orgoglioso di essere stato il primo in Italia. Ecco, adesso facciamo un poco di, non l'arrogante, il presuntuoso, però mettiamo i puntini sulle i. Il primo in Italia a mandare le dirette dei consigli comunali, il primo in Italia a mandare le dirette delle conferenze stampa, il primo in Italia a commentare le notizie in diretta, il primo giornale online in Italia che consentiva ai lettori, e parliamo degli anni 2005, di commentare gli articoli, quando ancora i social non c'erano, e mi ricordo su Medito Online le discussioni che venivano scatenate, ed erano discussioni comunque sempre moderate, in questo caso da me, quindi
che comunque rimanevano attinenti al tema, quindi erano discussioni più, se vogliamo, più di valore. Adesso sui social ognuno la spara grossa, poi magari quell'altro la ripete, la cazzata, la fake news diventa notizia. Invece lì, nel contesto della testata giornalistica, si rimaneva nel tema e chi usciva fuori dal tema veniva ripreso e comunque corretto. Quindi c'era un controllo delle fake news. E in questo l'Arcere, Luigi Palamara, Commento Online, Domenico Salvatore e Bruna Italia Massara siamo stati i pionieri, tutto il resto è venuto dopo. E con queste caratteristiche noi abbiamo proseguito il nostro percorso, perché poi fare informazione in Calabria soprattutto è difficilissimo, è difficile un poco in tutta Italia, perché poi fare impresa, guadagnare dei soldi e quindi riuscire a pagare le persone diventa difficile. Purtroppo in questo l'Italia dovrebbe un po' guardare all'America, guardare agli altri paesi, bisogna lasciar fare, al di là di andare lì dal giorno dopo e andare a ossessionare le persone con le tasse, se in sicurezza, non sei in sicurezza, cioè troppi controlli, troppa burocrazia, alla fine distruggono quello che è il talento soprattutto, ed è un peccato mortale, la creatività e anche poi alla fine lo sviluppo. Insomma, cerchiamo di affrontare questo che è il tema dei temi, cioè bisogna lasciare libero sfogo al talento, bisogna lasciare libero sfogo a chi ha delle capacità, lo scienziato deve poter operare in Italia, deve essere messo in condizioni, deve essere facilitato. Ecco, il Movimento 5 Stelle ha utilizzato queste parole facilitatori. Facilitatori è una bellissima parola, ma non va usato solo in politica, andrebbe usato nella vita di tutti i giorni, soprattutto nella burocrazia. Sono stronzate dappertutto, ovunque, in qualunque ufficio vado c'è la burocrazia e poi trovo degli incompetenti. Vabbè, comunque, al di là di questo sfogo, ma che non è uno sfogo fine a se stesso, attenzione, non è uno sfogo mio personale, questo rappresenta poi lo sfogo di centinaia di persone, perché poi quello che io ripeto sono un po' le lamentele, le esigenze che le persone mi confidano di avere e io cerco di trasmettere. Quindi cerchiamo di, se vogliamo davvero dire di essere un paese evoluto, uno delle 5-7 potenze al mondo, cerchiamo anche di superare questi ostacoli, soprattutto non a parole, non a chiacchiere, portiamo avanti la meritocrazia, cioè chi merita deve essere portato avanti, e purtroppo così non è. Vi faccio un altro esempio. Ci sono tantissimi giornali online. Io mi reputo un giornalista che sa fare il proprio mestiere. Che un giornale online o una televisione del posto mi abbia proposto un lavoro. Cioè, sanno che comunque vivo con la reddito di cittadinanza, nessuno che mi propone un lavoro. Cioè, allora sono stupido. Cioè, non capisco niente, o magari mi sono montato la testa. No, non mi monto la testa, perché comunque io lavoro continuamente e cerco di dare il meglio di me stesso. Però, insomma, obiettivamente penso di saper fare il mio mestiere. Non ho mai ricevuto una proposta. Anzi, dove mi sono proposto, mi hanno completamente ignorato. Dici, ma è un fatto personale. Non è un fatto personale. Purtroppo qui da noi, e quindi mi immagino tanti come me, tante persone che preparate, che magari hanno la voglia, ma più che la voglia, oltre che essere preparate, anche la passione, perché la passione smuove il mondo, bene, sono messi da parte. Quindi di che cosa parliamo? Poi ci facciamo la morale fra di noi, ma cerchiamo di finire, cerchiamo di essere seri. La morale è un cazzo. Cioè, c'è gente che si lamenta e poi sono loro i primi che non rispettano le cose di cui si lamentano. E magari la prima occasione, se possono, ti fregano, ti fottono, come si dice, non meditano e si prendono il posto. Cioè, dai, adesso cerchiamo di essere seri. Però nonostante questo, forse perché uno è forgiato e ha le spalle ormai solide, è pronto a qualunque tipo di reazione, riesce a tenere botta, però capisco i ragazzi, i meno giovani e quelli della mia età che alla fine davvero sono anch'io tentato di andarmene da questa cazzo di città del cavolo, una bellissima città che comunque poi alla fine
ti schiaccia, cioè o sei con o sottostai, oppure ha ragione Angelo Marciano, dobbiamo cercare le persone libere, lei cerca le persone libere, io mi auguro che ne trovi e ne trovi tanti, perché davvero solo le persone libere, ma libere anche mentalmente, non solo da compromessi con chi che sia, con questi personaggi che mi hanno rotto le scatole, cioè personaggi che non valgono niente e che si sentono tre cazzi e mezzo, cioè per me neanche li calcolo, anzi li evito. Nel momento in cui reputo che una persona non vale niente a livello intellettuale o a livello di persona, non me ne frega niente né del ruolo che occupa né di chi è e chi non è, per me è niente, uno zero, non è sicuramente un uomo libero. Per cui in questo senso, Angela, secondo me hai centrato l'obiettivo. Uomini e donne libere forse possono davvero liberare Reggio Calabria, la Calabria, l'Italia intera. Diversamente si continuerà ad arrancare così, e la moltitudine, per usare un termine un po' epico, un po' nostalgico, la moltitudine subirà le conseguenze in negativo di pochi arroganti, presuntuosi che non valgono una cicca. E allora cerchiamo di reagire a questo, e più che pensare anno bisesto, pensiamo non lasciamo passare inosservato chi senza meriti occupa delle posizioni, segnalatemele che poi io le approfondisco e sto col fiato sul collo. Basta con gli approfittatori e soprattutto basta con chi, soprattutto negli ambiti pubblici, non fa un cazzo dalla mattina alla sera. E basta non premiare la meritocrazia. Questo vale per tutti. Vale per tutti voi, cari politici nuovi che vi state approcciando al Consiglio regionale, cari politici che vi state approcciando ad andare a conquistare quella che è la città di Reggio Calabria e la città metropolitana. Basta con queste stronzate, perché vi faremo i raggi X su tutto quello che andrete a fare. Ma questa non è una minaccia, è una promessa. Tanto per me è talmente tanta la passione, e chi mi vede in giro lo sa, io riesco a stare anche 3 ore col braccio teso così e grazie a Dio non mi trema neanche il braccio, e fare riprese anche di 3 ore per dare a voi, anche a quelle 50, 10, anche a una singola persona, dare un servizio, dare la possibilità di starsene a casa e seguire quello che è l'evoluzione del mondo, della città in questo caso, ma è il nostro mondo, adesso come adesso è Reggio Calabria. La finisco qua, perché sennò poi davvero vado oltre e inquadriamo questo bellissimo cielo azzurro, poi lì c'è la bandiera della regina, forza regina, che è fantastico, quindi è il nostro cielo regino, Palazzo San Giorgio, la bandiera dell'Italia, quella dell'Europa un po' nascosta, ma in effetti qua l'Europa, di Europa ne vediamo poco, però insomma questa è la frecciata di questo 29 febbraio 2020, la frecciata dell'arciere Luigi Palamara, che va al cuore di chi mi vuol bene, ma un grande vaffanculo a chi mi vuol male, ma un vaffanculo di cuore. Alla prossima.